Buonasera, ci troviamo qui con il consigliere regionale Pasquale Giacobbe e le volevo porre una domanda, una sintesi sul suo operato regionale in Campania. Guardi, noi non riteniamo di avere un operato, come dire, singolo, da singolo consigliere regionale. Riteniamo invece di essere una grande squadra regionale, una maggioranza di un governo del fare. Abbiamo fatto tantissime cose in Consiglio regionale, abbiamo trovato uno sfascio del sistema regione, soprattutto per quanto concerne i trasporti. Abbiamo recuperato tantissimo i crediti che ha lasciato il presidente Bassolino alla giunta di centrosinistra a questa coalizione, soprattutto nella sanità. Abbiamo recuperato più di 800 milioni di euro e ci apprestiamo da qui a poco a raggiungere un equilibrio e a poter finalmente passare da una situazione di straordinarietà a una situazione di ordinarietà, nominando anche al di là del commissariamento un assessore alla sanità che manca già da troppo tempo alla Regione Campania. Tante altre cose abbiamo dovuto praticamente intraprendere, abbiamo dovuto intraprendere tagli orizzontali e verticali che ci hanno messo nella condizione, soprattutto nel sistema trasporti, di difendere tanti padri di famiglia che per poco si potevano trovare per una gestione scellerata del centro-sinistra senza lavoro. Abbiamo difeso questi posti di lavoro, abbiamo difeso tante società miste, anche lì in pericolo di deflagrazione e quindi di perdita di posti di lavoro. Oggi parte, io credo subito dopo la campagna elettorale, una serie di iniziative pronte allo sviluppo e agli investimenti sul territorio, soprattutto per quanto concerne le grandi opere pubbliche del sistema Regione Campania, che riteniamo siano necessarie e importanti per lo sviluppo turistico dell'intera area flegrea, che dovrà essere poi il traino di tutta la provincia di Napoli. Questi sono gli auspici. Noi riteniamo di essere una classe dirigente all'altezza del compito, non crediamo che i cittadini debbano affidarsi a situazioni nuove come quelle populiste, ma prive praticamente di significato e prive soprattutto anche di capacità amministrative come quella dei grillini, come lei ben sa. C'è una grande attenzione nei confronti di Grillo, del suo movimento. Io credo che siano voti persi come quelli a Monti, che potrebbero portare, votare Monti significa oggi votare Bersani. Votare Grillo significa votare una classe dirigente incapace di svolgere un'azione proficua e importante a favore dei cittadini. Siamo ancora quella politica che è nata sui territori, siamo una politica che sa ascoltare la gente, siamo ancora adeguati e adatti ai tempi che cambiano. Siamo pronti sicuramente a fare delle riflessioni e a verificare anche quelli che sono stati i nostri errori e a porre rimedio per far sì che ci sia un rilancio dell'iniziativa politica del Popolo della Libertà subito dopo questa campagna elettorale. Un'altra domanda: perché scegliere PDL, come e perché? Ma scegliere PDL significa, nella continuità, scegliere una serie di iniziative che, oltre il governo del fare, come dicevo prima, anche una serie di iniziative che il governo nazionale con Silvio Berlusconi ha messo in campo. Significa non pagare l'IMU. Significa non pagare l'IMU per la prima casa, significa non pagare tributi che stanno ancora di più indebolendo e distruggendo l'economia del nostro paese, le piccole famiglie, le famiglie della classe media. Significa poter dare ai cittadini una presenza forte di un governo che vuole fare le cose. In molte condizioni la PDL non c'è riuscita. Date la possibilità di votare PDL, perché oggi, se la PDL riuscirà a vincere questa campagna elettorale alla Camera, al Senato, in tutta Italia, potrà veramente determinare una svolta di sviluppo liberale e riformista del nostro Paese. La ringrazio, buonasera.